Lo fa anche bene. Prego. Certo, allora, io ho una talk domani alle 12.30 nello studio, e quindi faccio un veloce sneak peek di quello che presenterò. Lo faccio in italiano e vado finché posso, perché non so quanto tempo. Sì, sì, tu vai, questa roba ci cacceranno via. Gentilmente solo se alzi un po' la voce, per dire che fa posto. Mi chiamo Alberto, sono di Torino, ho studiato product design allo IAP di Torino, sono laureato nel 2015, ho subito iniziato a lavorare per un'azienda torinese che si chiama Torina. Chiunque nel mondo automobilistico la conosce, era una sezione extra, facevamo tutto ciò che non era auto, facevamo yacht, aerei, bici, treni, e c'era tanta varietà. Nel 2019, a causa di sconforto nel mercato lavorativo italiano, mi sono trasferito in Germania, ad Aachen, credo che in italiano si dica Quisgra, sul bordo con Belgio e Paesi Bassi. Ho lavorato per un anno per una piccola compagnia di videogames che si chiama Ubisoft, molti ragazzi sono qua in giro, è il daily che ho imparato Blender, non sono un veterano, lo uso da poco meno di 4 anni, e mentre uso Max, Rhinoceros, Cinema 4D da 8-9 anni, non tornerei indietro, lo pagherei se dovessi, ma non devo. E poi nel 2020 ho potuto coronare quello che era uno dei miei sogni, cioè lavorare per Star Citizen, l'azienda per cui lavoro adesso, vado in Imperium Games. Ho fatto 2 anni come 3D vehicle artist e anche lì un buon primo anno molto creativo, il secondo è diventato più frustrante, tecnico, visaria, slots, un sacco di roba noiosissima e ho chiesto di diventare concept artist, ho cominciato di andarmene, mi hanno dato la posizione di concept artist, 6 mesi dopo ho cominciato di andarmene, mi hanno dato la posizione da senior, quindi probabilmente non dovrei sposarmi, se no prevedo un divorzio. Questo è il primo lavoro che abbiamo fatto in Pininfarina, per un cantiere che si chiama Rossinavi, il cliente mi pare, se pare che non l'abbia mai conosciuto, fosse un banchiere svizzero. Questa è una barca da 70 metri, 100 milioni e tempi. La piccola città in cui Pininfarina stava consuma meno della barca, cambiamo. Io non ho fatto i render, non ho fatto 3D, io qua ho fatto letteralmente solo design degli esterni, quindi il concetto di avere queste due fasce che tagliavano in obliquo i ponti, che in generale comunque il mercato dello yacht è un mercato molto conservatore nel tipo di design, è stato interessante fare questo progetto e aspetto ancora che lo finiscano perché sta durando tanto. Altri progetti che è capitato di fare, questa era una bici elettrica che abbiamo fatto per un'azienda olandese che ha preso un bel po' di premi, un Red Dot, un IF, anche il German Design Award del 2018, si è venduta, sta sui 4.000-5.000 euro, almeno stava sui 4.000-5.000 euro, è stata presentata in un po' di saloni, è stato un progetto interessante. Ho messo anche questo qua perché è diverso, non mi era mai capitato di pensare a fare un cannone da neve, ma è stata un'esperienza al di là delle critiche che posso fare al mercato italiano, lavorare in quella azienda, perché la varietà di oggetti che abbiamo potuto fare, modellare e disegnare ha davvero aperto tante porte. E quello di cui sono più orgoglioso di questi progetti è questa penna che è venuta su Amazon, ma avevamo la possibilità di comunicare con Paolo Nespoli, l'astronauta italiano, che nel 2017 ha preso parte alla missione Vita, la sua terza missione, infatti lui è il più veterano dei veterani degli astronauti dell'ESA italiani. Abbiamo potuto, grazie a Tales Alenia Aerospace, dargli la penna e pubblicizzarla usandola nello spazio, dato che non ha bisogno di inchiostro e usa la ossidazione dell'ossigeno per lasciare traccia sulla carta. Andando un po' veloce, questo è invece quello che abbiamo fatto in Germania, in Microsoft, sono stato assunto come spaceship artist, loro avevano bisogno di qualcuno che rendesse il design delle astronauti più interessanti, perché era una delle maggiori critiche che Steam aveva nei confronti dell'azienda. Quindi questo è quando ho iniziato a usare Blender, Lino Thomas, che avrà anche una talk domani, è stato con me per un mese praticamente, mi ha insegnato tutto ciò che sa, non avrei potuto immaginare un insegnante migliore, con gli esterni, interni, tanta roba.
la Christmas card, quindi mio cane, invece di Rudolph, quello l'hanno stampato in 6 metri per sé per 4 alla Gamescom del 2019, è stata un'esperienza, poi sono stato scoutato da Cloud Imperium Games e io volevo finire là. Questa è stata una delle prime cose in game, prime cose che abbiamo fatto, Starlifter C2, il gioco Star Citizen, per chi non lo conosce, spara tutto, in cui si guidano astronavi, c'è un grandissimo focus sull'astronave, molto dettagliate, componenti fisicalizzate, che significa che tu come giocatore puoi andare a prendere cose, spostarle, interagire con schermi, porte, finestre, motori, armi, e quindi c'è bisogno di molta attenzione all'ergonomia, a quanto un'animazione lunga e noiosa, passerò per questa astronave 20 volte nella mia vita, secondo il loro prezzo soprattutto. Quindi abbiamo messo probabilmente più attenzione qua che nelle navi in farina. Una delle parti che ho dovuto fare al via delle porte è stato l'Hold, che è l'hangar. Le porte dell'hangar, un paio di dettagli, purtroppo tutta questa roba è stata fatta in Max. Questa è un'altra invece, più industriale, questa è anche screenshot in game, si chiama Argoraft, un tipo di... sappiatelo. Tipo di astronave diversa, industriale, per il mining, quindi vai, distrugge asteroidi, prendine le risorse, bla bla bla. Questa era la roba che facevo in cinema 4D, sto cercando di dare molto in fretta, ma poi ho fatto finalmente il passaggio a Blender nel 2019, ho iniziato a mettere i primi passi, continuo a dire sempre fate il portfolio, non perché avete bisogno del portfolio, ma perché dovete usarlo per spingervi oltre ciò che conoscete nel lavoro. Se usate il portfolio per fare quello che fate lavoro, vi annoierete e non imparerete niente. Se provate a fare roba diversa, poi a lavoro avrete una struttura più solida anche per fare carriera, per riuscire ad essere più veloci o usare tool diversi. Se vi interessa, io ho fatto questo modello a inizio 2020, è pubblico. Il modello 3D è pubblico, gratis, non rivendetelo su CG Trader come ha cercato di fare qualche vietnamese, per $16, vale un po' di più, no? Quindi il copyright educativo, vedete a me un po' come il workflow e il tipo di qualità che ci si aspetta da un modello del genere in prodotti AAA. Lì. Ho fatto un po' di esperimenti con lo stencil, con le tecniche di Yamaha-Urabad. C'è il video su YouTube, non so se c'è tempo questa roba. Probabilmente fa anche venire un po' di mal di testa. Però dà un'idea di come lavoro. Io non ho mai avuto bisogno di stencil, però era lockdown, mi annoiavo, stavo nella casa aziendale, non sapevo uscire, perché non provare a fare qualcosa di nuovo, e quindi ho fatto questa weekend. No, 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 no. Stessa cosa per l'animazione. L'animazione a me non è che interessa a livello di produzione, a me interessa spiegare ai miei clienti o al mio capo, al mio director, come funziona qualcosa, se devo fare una porta, un'astronave, un robot. Quindi a me che qualcosa non è ad altissimo livello produttivo, che abbia compenetrazioni o VFX un po' poveri, diciamo, non interessa. A me interessa far vedere che si muove e dare un'idea di come si muove. Quindi mi sono imparato il rig, ma non è una roba da Hollywood, è una porcata. Con un sacco di problemi, ma cammina. Ma cammina. Ho provato a estendere un po' le mie conoscenze al 2D. Ho fatto questa astronauta nel 2021. Ho notato che andava molto bene sulla station in Instagram. Allora ho provato a spingermi anche un po' nella questione props. Ho provato a fare l'elmo. Un paio di settimane, in una settimana la pistola. Se vi chiedete che cosa uso oltre a
le feature base di Blender, Mesh Machine e Beaker Machine sono sicuramente alcuni dei miei prodotti preferiti. E farò un piccolo escurso su come ho esteso alcuni, come cerco di aprirmi un po' la mente quando faccio astronavi. Questa è una delle ultime che ho fatto e l'ho usata come case study per far vedere quello che io e un mio amico tedesco, Lucas Knepper, abbiamo provato a fare. Ho fatto questo progetto per circa 5-6 mesi. Ho una collezione di animazioni, di kit bash. E ho provato a estenderla in geometry nodes. Vado molto qua. Faccio vedere solo. Self-generative spaceships, quello di cui parlerà anche Daniel Wistel, non ci siamo stati d'accordo. Se volete sapere come ho fatto, domani al 12. Good. Ottimo.